Eccoci amici di A Tu per Tu, bentornati, la nostra Miriam Candurro è qua vicino a me per proseguire questa piacevolissima chiacchierata. Miriam, un posto al sole e poi chiudiamo il discorso sulla SOP. Qua è venuto Patrizio, è venuto Francesco Pinto, che è stato per anni l'anima di Rai 3 ed è stato del centro di produzione Rai di Napoli ed è stato colui il quale ha difeso strenuamente un posto al sole, che ricordo sempre è un fiore all'occhiello per il centro di produzione, che ha il merito di aver creato tanti posti di lavoro, cioè un indotto straordinario. Quindi, come sapete, noi ci siamo battuti anche quando c'era la possibilità di cambiare l'orario, di portarlo di nuovo alle 6:30, che era l'orario, diciamo, di 20 anni fa. E quindi, premesso che va difesa come realtà produttiva del territorio, io vorrei però anche porre l'accento sul fatto, lo dicevamo con Patrizio, che è una, e lo dicevamo anche con Francesco in realtà, che è una SOP molto, molto social, ma non in senso, diciamo, di social network, cioè molto legata a quello che avviene sul territorio e che racconta quello che avviene, diciamo, nella vita di tutti i giorni, perché voi girate ogni giorno, quindi siete una SOP contemporanea, e questo rapporto così forte col territorio, con la città, con quello che è l'evoluzione dei nostri giorni, voi lo avvertite, tu lo avverti? Assolutamente sì, cioè Napoli è la prima protagonista di Un Posto al Sole, cioè come se appunto nel cast, no, durante la sigla ci fosse Napoli e poi tutti noi. E la bellezza poi di Un Posto al Sole è anche la formula vincente, che secondo me poi fa apprezzare Un Posto al Sole anche in altre parti d'Italia, e che racconta Napoli per com'è. Anche nelle proprie, appunto, nelle sue evoluzioni, nella sua modernizzarsi, comunque Napoli ha fatto uno scatto negli ultimi 20 anni straordinario, ha raggiunto veramente le altre città italiane, forse in alcuni casi ha anche superato alcune città che apparentemente sembravano più avanti. È vero. E Un Posto al Sole racconta questo, racconta il bene, racconta il male, non si sofferma in maniera diciamo stereotipata. Sì, stereotipata anche un po' da voyeur, no? Sul male, e riesce a raccontare veramente anche tutte le tipologie dei napoletani, cioè tutte le tipologie del napoletano che vive la città. E quindi secondo me è anche il modo giusto di approcciare, ed è il motivo per cui la regione che vede di più Un Posto al Sole in Italia è il Veneto. Per cui, cioè, quindi stiamo parlando dall'altra parte diciamo dello stivale, un popolo che ha voglia, una popolazione che ha voglia di vedere i loro fratelli che abitano più giù come vivono. Peraltro ricordo che Un Posto al Sole è anche, diciamo, la punta di diamante di Rai International. Come sapete, insomma, abbiamo tantissimi napoletani sparsi per il mondo che, per lo stesso motivo che raccontava Miriam poc'anzi, seguono Un Posto al Sole per vedere che succede a Napoli. Sì, questo è straordinario. Ma infatti questo è stato il motivo per cui molte persone si sono un po', si sono dispiaciute che non sia stato raccontato il Covid, per esempio, perché si aspettavano, no? Essendo visto che Un Posto al Sole racconta la realtà, perché però non io raccontare posso dire, il Covid? Io sono d'accordo su questa presa di posizione, sinceramente. Però posso dire che voi siete stata la SOP che è ripartita per prima. Sì. Parlando anche con tanti tuoi colleghi del cast, miei amici e mie amiche, ne parlavo con Peppe Zarbo qualche mese fa, lui mi raccontava, diciamo, la trafila di tamponi continui ogni giorno, più volte al giorno, della sterilizzazione di ogni abito, del fatto che avevate delle barriere fra di voi, insomma, anche quando andavate negli spazi comuni, eccetera, sì, eccetera. Quindi è vero che non è andata in scena la storia del Covid, non è andata in onda la storia del Covid in Un Posto al Sole, ma voi l'avete vissuta e come? Perché appunto avevate la responsabilità poi di portare avanti una SOP che, ripeto, significa decine di posti di lavoro. Sì, ma infatti la sentivamo, diciamo, ecco, come l'avete sentita in quei giorni? Guarda, è stato faticosissimo, è stato proprio faticoso. Oggi un po' meno. No, oggi ormai guarda, forse quasi ci siamo normalità. Un po' abituati, questa è la realtà, però, è quella. Però mi interessa capire quei giorni, perché no, è stato avvilente, perché tutto quello che tu potevi fare fino a 2 mesi prima, allora tu considera che come se chiudessi gli occhi la sera, ti addormentassi in una situazione normale e li riaprissi in una situazione
situazione assolutamente d'emergenza, perché Un posto al sole nei 3 mesi di lockdown ovviamente non abbiamo girato. Quindi l'ultima scena che abbiamo girato a Un posto al sole, e credo di essere stata io uno di quegli ultimi giorni sul set, assoluta normalità, trucco sul set, situazione assolutamente normale. Febbraio 2020. Febbraio, e noi abbiamo chiuso i primi di marzo. Inizia, riprendiamo, e sono stata io la prima a girare, quindi ho proprio riaperto il set senza trucco, con gli abiti sigillati, senza potersi toccare, il tampone, cioè veramente le mascherine. Cioè una situazione talmente paradossale che per un attimo ci siamo chiesti anche quanto dureremo in questa condizione, cioè in queste condizioni, quanto potremo ancora andare avanti. Poi ci si abitua a tutto, purtroppo, per fortuna, l'essere umano si adatta. E quindi probabilmente adesso neanche ci facciamo più caso a tante cose, e piano piano comunque, diciamo, la situazione, la pressione è anche meno forte. Però i tamponi ci sono, il controllo c'è, e anche la grande responsabilità. Cioè noi attori ci sentiamo grandemente responsabili, perché sappiamo che se ci ammaliamo non lavoriamo più noi, ma creiamo disagio, certo, a tutta la catena produttiva. Per fortuna adesso anche il discorso delle quarantene per i vaccinati con 3 dosi è cambiato, sono ridotti i tempi, sì. Quindi stiamo andando a grandi passi, grazie a Dio, almeno dal punto di vista pandemico, verso la normalità. Sì. Ti meriti grandemente la dedica che abbiamo fatto preparare per te dai nostri grandi musicisti, quindi ce la gustiamo insieme, la ascoltiamo insieme e poi rientriamo immediatamente qua in postazione per proseguire l'intervista con te. A voi ragazzi! Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paponazze, sono le ragazze che prendono il sole. Ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna, tintarella color latte, ti fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le belle, e se c'è la luna piena tu diventi candida. C'è la luna piena, tu diventi candida. Tin tin tinna, raggi di luna, tin tin tinna, baciano te al mondo, nessuna è candida come te. Tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte sei sul tetto, sopra il tetto come gatti, e se c'è la luna piena, abbiamo gradito la dedica musicale alla nostra, grazie, Miriam. Bravi Andrea, bravo Andrea, brava Federica. E allora Miriam, ci siamo un attimo interrotti, però vorrei proseguire il discorso. Abbiamo diciamo affrontato il tema Un posto al sole, vorrei però proseguire il discorso sul ruolo che voi attori avete nella società oggi. Detta così sembra materia di esame, però viviamo tempi difficili, abbiamo parlato del Covid, spirano venti di guerra, ho citato prima le numerose iniziative che hai fatto e che fai, una l'abbiamo fatto insieme in Consiglio regionale sulla violenza sulle donne, peraltro nella prima serie dei Bastardi di Pizzo Falcone tu interpreti una giovane donna che è vittima di violenza, ecco, che cosa pensi, diciamo, di quello che oggi dovrebbero rappresentare gli attori nella società, anche in relazione ai più giovani? Voi siete comunque personaggi pubblici che siete seguiti da un pubblico trasversale, dovete dare secondo me il buon esempio. Sì. In tanti ci riescono, qualcun altro meno, però vabbè. Guarda, io... Parliamo di te. Ma vedi, è un periodo molto complesso, nel senso che tutti hanno accesso alla comunicazione verso il mondo, no? Perché grazie ai social, grazie
veramente c'è la possibilità di ognuno di noi può raccontare quello che vuole e mostrarsi come vuole. Ecco, vedi, il discorso torna sempre al famoso discorso della cultura, dell'aver studiato, eccetera. Nel senso che quello che io noto, purtroppo lo noto prima di tutto con i miei figli, ma non perché non abbiano voglia di studiare o non siano acculturati, anzi. Però mi accorgo di una grandissima superficialità che ormai passa come messaggio, una futilità, ma anche proprio la possibilità di consumare e buttare, no? Questo consumismo eccessivo, volgare, posso dire, che è proprio ed è anche allucinante pensare che ci sono persone che tutto quello che appunto fa la parte buona del mondo, cioè che può prendere, buttare e consumare, sono persone che non hanno neanche l'essenziale e noi abbiamo il superfluo e lo buttiamo. Quindi forse noi attori, che siamo quelli che probabilmente ci mettono la faccia e quindi arrivano a più persone possibili, potremmo iniziare a provare a far capire alle nuove generazioni che c'è la superficie, ma si dovrebbe scendere molto più in profondità, ma non solo ma prima di tutto nei rapporti sociali. Ecco, anche quindi perché prima di tutto c'è un tema di violenza, sì. Leggiamo casi di bullismo terrificanti, leggiamo casi di, diciamo appunto, di violenza sulle donne, su tutto ciò che è diversità, sembra che quasi faccia paura e quindi va abbattuto, di intolleranza, di razzismo. Credo che voi possiate e dobbiate essere ambasciatori. Ma quello è di senza dubbio, cioè, ma quello deve essere proprio la prima cosa, cioè in assoluto deve passare questo concetto, e noi dobbiamo far sì che questo concetto arrivi, che dell'uguaglianza, esatto, della possibilità di esprimersi liberamente, esatto, ma dove la nostra libertà non crea problemi alla libertà altrui, no? La mia libertà finisce dove inizia la libertà altrui. Ma io ti dico, faccio un passaggio ulteriore, noi dovremmo iniziare a insegnare alle nuove generazioni a soffermarsi sulle notizie di bullismo, sulle notizie di aggressione, cioè di violenza, di soffermarsi più di un secondo, cioè il famoso scrollare, quando tu ci fai caso, no? Che questi ragazzi ormai sono abituati a fare questo movimento, infatti, qui. Ma infatti, ed guarda, è lo stesso movimento che fanno nelle notizie che leggono, cioè passano e vanno. E c'è una superficialità pazzesca. Mi piaceva, non so se ti va di raccontarlo, siamo quasi in chiusura del secondo blocco, però ci prendiamo qualche attimo in più, quello che stavi dicendo a telecamere spente sul rapporto che hai con i tuoi social network in relazione alla tua famiglia. Sì. Penso che hai avuto uno scambio di opinioni col piccolo Fabrizio su questo. Sì, no, in realtà con Vittoria. Però era una domanda. Allora, il concetto Fabrizio e Vittoria, per chi si fosse collegato adesso, sono i figli meravigliosi di Miriam. Sì, io ho cercato di preservarli, no? Come si fa normalmente quando i bambini sono abbastanza piccoli, ho cercato di evitare di esporli visivamente nelle foto all'inizio. Poi mi è stato chiesto da Vittoria se questa scelta fosse legata a motivi estetici. Cioè la domanda fu: mamma, ma non ci fai vedere perché non siamo belli, siamo brutti? Questo apre un mondo su. Però questo ti fa capire, qual è la percezione che la nuova generazione ha del farsi vedere. Che è terrificante. E la cosa buona però che loro hanno, grazie al tipo di utilizzo che io faccio, aperta chiusa parentesi, da allora in poi chiaramente ho detto: se tu hai voglia, le foto le facciamo e ti faccio vedere senza nessun problema, perché è più un rispetto nei tuoi confronti che la scelta di sei bella o sei brutta, perché la trovo veramente una cosa stupida il concetto di bellezza. Aperta chiusa parentesi, loro vedono come io utilizzo i social e sono più fortunati di altri, perché notano quanto quello che viene messo sui social, per quanto è spontaneo e quotidiano, sia comunque filtrato. Ma non parlo di filtro di bellezza, parlo di filtrato, cioè ci sono cose che io faccio, che io mostro, e cose che io non mostro, e loro lo vedono. E quindi questo concetto di guardare sul social e capire che quello che stanno vedendo non è la verità al 100%, perché comunque io scelgo di mostrare delle cose della mia famiglia e altre cose chiaramente le tengo per me, questa è una cosa che loro permette a loro di fare quel passaggio ulteriore e di capire che quello che vedono non è tutta verità. Ricordiamoci che i filtri sui social non sono quelli che si mettono per modificare le foto, ma anche appunto quello che noi decidiamo di far vedere, che non è
per fortuna sempre corrispondenti alla realtà. Noi ci fermiamo per l'ultimo passaggio pubblicitario e poi torniamo qui per il terzo blocco dell'intervista con Miriam Candurro. A fra poco, mi raccomando, non cambiate canale.